diciamo, dopo un'esperienza lunga, perché comunque per un ufficiale 10 anni in una stessa sede sono tanti, diciamo, mi hanno proposto ed ho accettato l'incarico di comandante del nucleo operativo ecologico di Firenze. E se da una parte lascio l'incarico aretino sicuramente con un pizzico di commozione per i colleghi e anche per la cittadinanza di Arezzo, che in questi 10 anni mi ha accolto in modo caloroso, mi consola il fatto che comunque, anche se nell'ambito comunque della criminalità ambientale, la provincia di Arezzo rimane comunque nella sfera di competenze del reparto che andrò a comandare. Sicuramente, diciamo, nel corso del tempo, dal comando del colonnello Mochi, quello del colonnello Frassinetto fino a quello del colonnello Saltamacchia, dei cambiamenti Arezzo li ha avuti sia dal punto di vista strutturale come città. Mi ricordo ancora che appena arrivato c'erano 7-8 semafori dalla fine del raccordo fino al centro cittadino, e anche cambiamenti comunque sostanziali dovuti poi a cambiamenti della popolazione e della cittadinanza. Però credo sia comunque una città dove ancora si vive bene, tant'è vero che comunque continuerò a vivere, insomma, ad Arezzo. È una città dove sicuramente, diciamo, le forze dell'ordine lavorano in modo sinergico tra di loro, in particolare per quello che ho avuto modo di vedere, l'Arma dei Carabinieri lavora in modo eccellente per garantire comunque lo standard di qualità di vita che c'è sempre stato e che continua ad esserci. Farà il pendolare in treno? Vedremo, se compatibilmente con le esigenze di servizio, ma occhio, dubito che comunque il treno, avrò modo di utilizzare spesso il treno, però sicuramente comunque farò il pendolare, diciamo, tra Arezzo e Firenze.